è su fiori e piante, e questo invece... Hanno realizzato giochi memory e cruciverba, ragazzi di prima e seconda dell'Alfano Primo, partecipando ad un progetto partito a gennaio di quest'anno, condiviso dalle associazioni Moto Perpetuo e Agave. Obiettivi comuni per le due associazioni che si occupano, la prima di accoglienza e supporto agli affetti da malattie neurodegenerative e la seconda di benessere psicologico e salute mentale. Diciamo questo esperimento, chiamiamolo così, ha due risvolti, uno per i pazienti, uno per i ragazzi che hanno realizzato i giochi, i memory game e i cruciverba. Il primo risvolto è sicuramente quello del potenziamento cognitivo, del lavoro di memoria e di sviluppo di abilità e skills cognitive per i nostri ospiti, ma il secondo, forse anche più importante, è quello della diffusione di una cultura della salute mentale, di integrazione, eliminazione dello stigma e della paura della diversità. Credo che il lavoro eccezionale che sta facendo Moto Perpetuo insieme a noi di Agape è quello di avvicinare i ragazzi alla sofferenza mentale, mettendo tra parentesi la paura della diversità, la paura del pensiero diverso, di un modo di vivere differente, perché in fondo non è altro che questo la sofferenza mentale. In tutti noi è presente qualcosa a vari livelli, diciamo, non esiste la normalità in assoluto, eppure in questi tempi è ancora più confuso questo confine con l'irreale che arriva col digitale, con tante forme, insomma, di alienazione. È vero, è così. In effetti anche i ragazzi, insomma, delle superiori in età scolare subiscono sicuramente due influenze importanti oggi, quello della digitalizzazione delle relazioni, della mancanza di una presenza di contatto corporeo, emotivo, diretto, e dobbiamo dire anche l'influenza negativa degli anni del Covid. Ce ne siamo dimenticati, ma sono trascorsi anni in cui questi ragazzi, nel periodo della loro adolescenza, quindi di sviluppo della loro identità personale, non hanno potuto incontrarsi con i compagni, con gli amici, con gli allenatori, con i maestri, con i professori, e questo sicuramente ha lasciato un segno che oggi cominciamo noi psicologi a vedere un po' in giro. Sicuramente sarà un tema che influenzerà l'ambito della salute mentale nel quale noi lavoriamo in maniera importante. Quattro le strutture operative dell'associazione Agave, due a Salerno, le altre a Bellizzi e Pontecagnano, circa 30 gli ospiti, di cui 20 residenziali. Al normale lavoro si è aggiunto anche la psicoterapia multifamiliare, anche perché uno degli ostacoli da superare è purtroppo, a 46 anni dalla legge Basaglia, è ancora quello del pregiudizio che gravita sulla malattia mentale. La prima cosa, secondo me, è proprio quella di non aver paura del giudizio sociale, non aver paura del pensiero degli altri, di essere etichettato come pazzo, di andare a parlare dal medico dei pazzi. Purtroppo c'è ancora una certa cultura diffusa e sbagliata su questo. I ragazzi, ecco, per esempio i ragazzi della scuola che stanno venendo qui, sicuramente sono più giovani, hanno un pensiero più fresco su questo, ma purtroppo i familiari, le persone insomma di un'altra età spesso hanno ancora questo pregiudizio nei confronti della malattia mentale. E la malattia mentale purtroppo esiste, non dobbiamo negarlo, non l'ho fatto neanche Basaglia, Franco Basaglia, insomma, che da noi in Italia è un punto di riferimento su questo. Dobbiamo affrontarlo e lavorare sull'integrazione. Quindi sicuramente chiedere aiuto al centro di salute mentale dell'ASL pubblica, ma chiedere aiuto anche alle realtà private come la nostra. Per esempio, noi abbiamo questo centro polifunzionale Emera a Pastra, nel cuore della città di Salerno, dove c'è sempre un operatore tutti i giorni pronto ad accogliere i bisogni dei genitori, dei parenti, delle persone stesse che soffrono di qualche forma di esclusione, isolamento, sofferenza mentale.
e poi costruire una rete di persone in grado di sostenere, aiutare, una rete di legami deboli, li chiamiamo noi, che possono ecco, essere il principale motore del cambiamento e della cura.